Paolo Cirino Pomicino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima Repubblica, Seconda Repubblica, Terza Repubblica. Eh beh, speriamo. Ci siamo. Speriamo, almeno per la vita. Ma è iniziata la Terza Repubblica, Pomicino? Non ancora. Non ancora. Sta, però, insomma, secondo alcuni non era mai iniziata per la Seconda. Per il momento state flagrando la Seconda. Semmai poi, c'è stata. La bolla. Beh, no, c'è stata. C'è stata. E c'è stata fin troppo. Ritanna Armeni, buongiorno. Buongiorno. La più giovane di tutti. La più giovane di tutti. Già in questo studio ho avuto modo di dire che la rottamazione è una parola orribile. Gianpiero Mughini, buongiorno. Non so se la citazione era corretta, però... Sì, la sostanza era quella. La sostanza era quella. Mi sa che poi era una pernacchia massmediatica che ha funzionato e sarebbe bene lasciarla lì. Però certo che ha funzionato, perché ha creato che un dibattito. Ti ho detto no? Di no, che ah, ti ho detto, siccome cioè, oggi tutto, se funziona massmediaticamente, diventa realtà, valore, esatto. Proposta. No, non è così. Vedremo che ne pensa un giornalista di Pubblico, Federico Mello, buongiorno. Un po' renziano, un po' rottamatore. Ma diciamo che la battaglia generazionale è stata interpretata da Renzi, ma sono anni insomma che questo tema si pone e a me ha sempre appassionato. E adesso è diventato sicuramente un tema importante. Lui ha portato in Italia i Tea Party, che sono quel movimento americano che nasceva a Boston in realtà, poi insomma è diventato la destra americana più hard contro Obama, vedremo che succede nelle prossime elezioni, è il portavoce dei Tea Party in Italia. Giacomo Zucco, buongiorno. Esattamente. Zucco. Che fa tifo per Romney, quindi. Anche se Romney è un po' moderato per lei, no? Ma Romney appunto è fin troppo moderato sul piano economico. Diciamo che i Tea Party americani fanno il tifo contro Obama e contro lo sfascio che Obama ha portato nei conti pubblici e nella società anche americana. In Italia noi non siamo molto giovani, ma più che per rottamare generazioni siamo per rottamare uno Stato ladro e un fisco predatorio. E infatti poi... vedremo come il termine rottamare si potrà usare in modo diverso oppure non si potrà anche non usare, perché potremmo rottamare il termine politico, che questa tematica, no, il cambio generazionale, sia diventata molto più all'interno del centro-sinistra, un po' meno all'interno del centro-destra, nonostante abbiamo detto ci sono i formattatori, c'è Cattaneo che si candiderà probabilmente. Quali tematiche non sono più all'interno del centro-sinistra che nell'attuale centro-destra, che nemmeno esiste probabilmente? Ah, il problema dice non credo sia generazionale, è proprio un problema di crollo. Non c'è proprio luogo dove discutere. No, io so perché glielo chiedevo, Zucco, perché in realtà poi, no, se uno guarda le classi dirigenti, aspetta, mi fai sentire Biancofiore? Sì, Biancofiore sì, subito. Si può dire ammazzo ancora. Bene, Mughini. Il problema non è tra giovani e vecchi, perché tra un giovane che non sa fare niente e un vecchio che sa fare bene è indubbiamente meglio il secondo. Mughini citava personaggi politici. Tra il giovane Obama, che ha portato al dissesto l'economia americana, e il vecchissimo presidente Reagan, non avrei dubbi nel scegliere il secondo. Non che siamo risollevato. In par condicio, quindi lui può dire la sua. No, fuori non siamo d'accordo. Io per esempio mi sono dichiarato Bamiano. Però c'è un problema generazionale che non è di per sé, ma è dovuto al fatto che, come diceva giustamente Renzi, in Italia ci sono incrostazioni di potere, incrostazioni politiche, incrostazioni burocratiche. C'è un sistema che blocca tutto, anche un vecchio che vuole fare qualcosa di nuovo, blocca tutto ciò che è nuovo. In parte perché in altre... Già usando la parola vecchio, no? Però insomma, magari un anziano. No, vecchio come che... cosa, nuovo contro vecchio nel vecchio, senso di categorie, non di persone. Parlare di una cosa. Ma un secondo, in Italia c'è il problema derivato dal fatto che l'incrostazione di potere un po' in altri paesi potrebbe essere basata sul ceto, sulla razza. In Italia c'è un po' di gerontocrazia, ovvero il potere blocca tutto e il potere anagraficamente è un po' là negli anni. Ma più ancora, se io guardo Tea Party Italia, il nostro movimento è formato principalmente da ragazzi sotto i 30 anni. Non siamo un movimento giovanile, siamo un movimento antitasse. Perché siamo principalmente ragazzi? Semplicemente perché la politica italiana, come ha detto giustamente la ragazza, è stata sbagliata finora, si è basata sullo statalismo, magari non era d'accordo, ma... No, però quello che ha detto è vero, politiche sbagliate fino ad ora. Si è creato debito, il debito è un fardello sulle generazioni future. I giovani stanno capendo che si è mangiato in passato, creando un debito che adesso gli sta rendendo impossibile il futuro. Quindi anche, pensi alla truffa pensionistica, l'INPS è quello che chiamano schema Ponzi, una truffa, è una truffa fatta a danni delle nuove generazioni per dare qualche cosa per comprarsi i voti delle vecchie generazioni. Il problema non è chi è anziano o chi è giovane, il problema è che abbiamo uno Stato che opprime tutti e soprattutto chi è fuori dalle stanze dei bottoni,
contingentemente che dentro le stanze dei bottoni è più anziano. Allora, lasciatemi parlare. Aspetti, vicino, guarda, la faccio parlare, però la faccio sentire. Una chicca che abbiamo già mandato in onda, ma però Antonio è rimasto così, me la commenta. Riguarda un importante politico italiano. Bisogno di innovare e di rinnovare nell'economia, lo dico in particolare alla giovane Ricotta Adamo, che adesso vedevo che voleva intervenire, sto per dargli la parola. E che noi dal 1995, non da un giorno, l'Italia non cresce più. Se il lavoro non cresce, è ovvio che naturalmente l'esasperazione e l'ascensore sociale si blocca. Certo. Quindi lei dice che l'ascensore sociale si è bloccato per questioni esogene. E che tutto c'è, e aggiungo di più, Le leggi sul lavoro che hanno bloccato il lavoro sono andate prima del 95, hanno fatto effetto anche dopo. Ma sbagli come al solito. Distrutto il mercato del lavoro. Sbagli come al solito, perché bisogna tentare di studiare. Se ti riferisci al debito pubblico, la generazione di prima in 40 anni ricostruendo il paese ha fatto 830 miliardi di debito, la seconda in metà anni. I poteri sono occupati dai vecchi, in cui i giovani non hanno lavoro e potere, si è bloccato qualcosa, che cosa si è bloccato? Io una mia ipotesi. L'ascensore sociale ha detto ed è la politica, ciò che ha fatto la politica. Allora, in aperto dissenso con il rappresentante del Tea Party, per esempio, secondo me Zucco, ormai viene chiamato Tea Party. Tea Party Zucco. Questa legge, per esempio, andando proprio terra a terra, la legge sulle pensioni ha agevolato i giovani? Secondo me no. Perché ha fatto stare, sento la Ricotta Adamo dire no. Non ha agevolato i giovani, non l'ha agevolati per niente. Ma non era mica fatta per questo. Non lo so, era comunque fatta per rimpinguare delle casse. Allora, le casse dello Stato si possono rimpinguare in tanti modi. Per esempio anche tassando i ricchi, non so se tu dai altre parti sei d'accordo. Ma no, i ricchi si spostano, si tassa sempre i poveri come me, si tassa i dipendenti alla fine. Appunto, i ricchi giustamente se vanno dove loro capitali vengono. Io sto dicendo un'altra cosa, che la riforma delle pensioni per tanti motivi a mio parere non ha funzionato. Non ha funzionato né per i giovani né per i vecchi, perché mettere una signora di 65 anni in un asilo nido con bambini che vanno dai 6 mesi ai 2 anni è un'assurdità. Far lavorare a 70 anni una persona su una catena di montaggio è un'assurdità, è contro il sistema. È una conseguenza di un sistema assurdo. E nello stesso tempo i giovani non hanno spazio. La seconda cosa, per esempio, andando al concreto, che ha bloccato è tutte le leggi che sono state fatte o non sono state fatte sulla precarietà. Noi viviamo in un mondo in cui la massa dei giovani non trova lavoro, abbiamo detto un sacco di volte. Sì, ma adesso ne riparliamo, che è uno dei temi, no? Dirlo è persino noioso dirlo, colpa anche della riforma Fornero, vero? Pessima riforma. Allora, è inutile che stiamo a dire scontro generazionale. Gli scontri è a ripercorrere la prima, la seconda. Però sono due temi diversi, no? Da una parte c'è un problema di classe dirigente politica, dall'altra parte c'è un problema vitale. Io non sto dicendo che è inutile, sto dicendo è inutile riproporre tutti i problemi. Sto del dicendo paese che ogni a, me volta. A me personalmente interessa molto di più oggi sapere perché questi dibattito. Giovani. No, questo è il dibattito. Vabbè, faccio, ma ce lo dico dalla cultura. La cultura, quando io ho cominciato a Catania, non ce n'era traccia da nessuna parte. Io non ho aspettato che qualche padre o zio o fratello maggiore o compagno di generazione, non ho aspettato niente. Me la sono andata a cercare la cultura perché mi piaceva. E perché i giovani, capisci? Di oggi non lo farebbero? No, alcuni lo fanno, alcuni sono coltissimi, altri no, stanno lì su Twitter, oppure anche peggio, a cercare immagini mignotte sul computer, oppure vanno in discoteca, oppure sono come quei ragazzi di poc'anzi che dispiace vederli. Dispiace per quelli loro. Di Ballarò, di Palla. Io fossi padre, avessi un figlio del genere, mi butto dal quinto piano. Ma forse la colpa sarà anche del padre, che non lo so. Insegnato a leggere libri. Ma non è così. Però, in casa mia i libri non c'erano, me li sono andati a cercare. No, però, uno. Che conoscere il dibattito politico sia necessariamente alta cultura o dei dubbi. A molti italiani, anche anziani, non interessa. Beh, politica. Ma sapere la lingua italiana, sì. Rottamazione 20. Però l'accezione. Sapere se c'è la guerra o no, sì, dai, subito. Quell'intervista, sapere che Renzi sia rottamatore. Ha ragione. Ha ragione, è sottodimensionato, perché probabilmente la fonte, sono d'accordo, il lessico scelto, il ruolo, lo dimensionano lì. Probabilmente se la stessa affermazione venisse fatta da qualcun altro, sì, diciamo leggermente più composto,
e troveremmo che quella ragione tende ad andare vicino al 50%. Ah, quindi che nel concreto potrebbe... Armeni, finisca, poi vedremo, vogliono parlare tutti. Non è mica irrilevante che sia un ministro. Arrivo, ricotta d'ama, a dire questo. Non è mica irrilevante, perché dice quale rimedio internazionale vuole suggerire in Europa e perché l'Europa lo suggerisce sul tavolo del G20. Il rimedio qui con ci la sono R due, maiuscola mi perdoni non un attimo. No, ma, ti, non ma non c'è un rimedio, ma ci sono due questioni che campeggiano e che stanno impoverendo l'Occidente, in particolare la inesistenza di un nuovo ordine monetario a 40 anni di distanza dalla fine degli accordi di Bretton Woods e la egemonia della finanza internazionale che sottrae valore valore economico al commercio, alla produzione e al lavoro. La finanza, su questo versante reale, è il profitto, ma non c'è dubbio. Ti parte, la finanza se puoi prendere penna e carta solo per un momento e annotare questa cosa. Su questo versante la finanza deve avere un profitto, è il profitto irragionevole che impoverisce l'economia la reale, politica perché diventa come un'industria un'arma. Stante. Aspetta, uno per voi. Allora, Zucco, adesso lei che ha preso penna carta calamari. Questi due argomenti non esistono nel dibattito politico di oggi, perché nel dibattito politico di oggi purtroppo si fa soltanto quello che poi alcuni giorni fa è accaduto in Sicilia, che è una sconfitta di tutte della le politica, forze politiche, di tutte le forze politiche democrazia. Che sono in Parlamento. Allora sì, certo, tra poco vi faccio sentire uno che invece non ha perso. Il 52% di astensione non è la uno che non ha perso lì. Zucco. Scusa, però che replica. Primo è sbagliato. Poi Ridanna non ha parlato. Volevo parlare, ma mi no, sono stato... è dai, vero Zucco che ci sono molti temi, ma è sbagliato separare la crisi dalle scelte politiche. La crisi mondiale è stata creata da scelte politiche che hanno usato la finanza per creare bolle e che hanno causato la crisi in cui ci troviamo. Secondo, il paese... Il paese è creato dalla politica che ha salvato il banco. Certo, certo, che perché l'ha salvato. Ha incentivato il moral hazard, chiama gli economisti. È stato Reagan che ha deregolamentato i mercati finanziari. Due agenzie statali hanno incentivato le bolle sui mutui subprime. La politica che ha creato. I tassi di interesse, abbassati. Ma io me la farei una chiacchierata. Ce la facciamo dopo. Lo statalismo americano ha creato la crisi. È esattamente così. Detto questo, c'è una crisi mondiale creata dalla politica e dalle sue bolle, ma anche la crisi nazionale italiana non è che arriva così e la si deve accettare. La politica italiana col suo debito ha trasformato la crisi del debito privato in crisi del debito pubblico in Italia, perché l'Irlanda adesso sta continuando a crescere e i posti di lavoro in Irlanda stanno tornando, perché dopo un primo errore consistente nel ripagare le banche fallite che dovevano fallire, l'Irlanda non ha messo tasse ma ha tagliato spese. Ma l'Irlanda quindi è un paesino piccolo, ma la lavorano e qui no. Okay, non perché vabbè, è piccolo. Adesso allora siamo disoccupati perché i pigri. Comunque no, torno, scusate, soltanto la cosa che volevo dire prima. Parlare poi Ritardo, un flash, un flash sulla Fornero. È vero quello che dicono nei sondaggi. Se io sento l'affermazione sui giovani chiusi dal ragazzo Francesco, molti di noi la possono accettare perché ci sono considerazioni reali. Detta dalla Fornero è inaccettabile per due motivi. Quello personale, che sappiamo, della figlia, insomma. Vabbè, e soprattutto quello politico. Vabbè, insomma, è un po' ambiguo, un po' ipocrita. Ma soprattutto quello politico. La Fornero, con l'ennesima riforma che ha irrigidito il mercato del lavoro, è direttamente responsabile di molti disoccupati. Molti disoccupati devono direttamente ringraziare il ministro Fornero. Vabbè. Fatemi dire che la riforma del lavoro è stata votata da tutte le forze parlamentari. La cosa che a me fa rabbia è che Alessia rappresenta il 73% dei giovani di questo paese. Quindi quando ci sono dichiarazioni come quelle, sì, Alessia ha rappresentato da sola, come ha detto Facci, lei ha trovato la forza per andare avanti. Poi giustamente Alessia ha fatto sentire la propria voce dicendo... Sì, io i mezzi li ho messi, ho messo la preparazione, ho messo la volontà, mi sono sporcata le mani facendo cose che non avrei voluto fare. Però ricordiamoci che abbiamo uno Stato che non si può completamente deresponsabilizzare dai propri compiti. Lei ha citato l'articolo 3, ma potremmo citare l'articolo 34 che parla di diritto all'istruzione, l'articolo 1 che parla di diritto al lavoro. Quindi casi come Alessia, che sono casi di eccellenza per chi non, davvero non ha il dato reale, purtroppo per noi è la quotidianità. Quindi è questo proprio quello a cui mi riferivo io quando dicevo che la nostra generazione è una generazione che si rimbocca le maniche. Facci, che deve fare lo Stato secondo te? Sì.
No, no, io guardo veramente, se darei un consiglio come se fossi da solo con la ragazza, le direi veramente stanne lontana dallo Stato. Bravo. Se tu stai lì a aspettare che veramente sia lo Stato, perché è un liberista, lo Stato fabbrica disoccupati. No, ma se credi che la soluzione non verrà da lì, cioè, però, mi dispiace, no, in nessuna epoca, in nessuna nazione del mondo. Facci, però noi sbagliamo quando parliamo di Stato. I governi possono fare politiche che aiutano la crescita, sia sul piano nazionale, sia sul piano internazionale. Diversamente se solo il destino allora, 10 secondi a Cundari e a Mughini, dai. Possono fare esattamente politiche che aiutano un certo modello di crescita o un altro, che favorisce alcuni oppure altri. Quello che è sboccato nella crisi economica del 2008 e seguenti è quello, che ci ha portato fuori. Stato neppure di far passeggiare il mio cane. Allo Stato. Ma perché parlate di Stato e non parlate invece di una comunità che vive tutti insieme? Scusate, lo Stato non è un'entità. Lo Stato siamo noi. Lo Stato siamo noi. Io non sono più tempo.